Lavoro qui Alberto Antuzzi Milano, via Polibio 1, alla mostra Leonardo a Milano. Questa mostra appunto è stata organizzata per i 560 anni dalla nascita di quel grande Leonardo, e gli artisti partecipanti arrivano, come di consuetudine, da tutta Italia. Siamo veramente molto soddisfatti degli artisti, dei premi di... Scusate, sono un po' una... L'emozione. L'emozione. Che le opere degli artisti, perché appunto sono bellissime, e quindi siamo contenti di aver deciso, come sempre, di dare degli attestati di merito a tutti, perché sono pienamente, ovviamente, meritati. Passo la parola a Fabiana, così vi saluto anche lei. Saluto anche tutti quelli che stanno seguendo dal web, gli artisti che appunto non hanno potuto essere qui perché per la lontananza, perché ovviamente sono molto più lontani, quindi non ci hanno fatto essere presenti. Grazie mille a tutti per essere qui. Buongiorno a tutti, sono molto contenta che ci siamo radunati oggi qui in questa bellissima esposizione. Complimenti a tutti gli artisti che ne fanno parte, i quadri sono molto belli, grande qualità. E oggi siamo appunto qui per parlare di questa manifestazione, ma anche per presentare una nuova collaboratrice, la signora Cornelia Sparos, dottoressa. Dottoressa ginecologa e androloga. Sì. Dunque, la dottoressa ha dato origine a una piattaforma multimediale, l'International Young Club, che ora vi spiegherà lei ovviamente di cosa tratta e cosa potete fare con la piattaforma. Ok, perfetto. Tieni molto vicino il... Così? Sì, sì, perché... Io non sono abituata così. A parlare okay, in così. Pubblico, per cui vi chiedo scusa se non si sente bene. Allora, non sono stata io la gestisco. È stato mio figlio che ha 23 anni e ha detto: i social attuali sono diventati degli antisocial perché si socializza con uno smartphone e non con la gente reale. Creiamo un social dove il virtuale serva solo come strumento per arrivare al reale, quindi mostre, eventi di tutti i tipi, ludici, informativi, musicali, teatrali e così via. Così è nato International Young Club, perché inizialmente era focalizzato sui giovani, ok? E poi abbiamo ampliato il range e abbiamo introdotto il concetto di young di spirito, quindi basta che uno sia young di spirito, la pensa in modo giovane, e può iscriversi. Offre tantissime opportunità, prima di tutto farsi conoscere, perché ognuno nel suo profilo international può scrivere e può pubblicare qualsiasi cosa, video e così via, e in più si entra in un circuito di scontistiche, perché tutto deve girare attorno alla scontistica. Tutto quello che viene offerto su questa piattaforma deve essere o gratuito o scontato. Ok, è il primo social della cultura, per cui teatri, musei, mostre e così via, che ai nostri utenti offrono uno sconto. Adesso siamo da 5 mesi online e abbiamo già fatto la convenzione con il Teatro Nazionale, con il Viloresi di Monza, con il Giorgio Gaber di Milano, adesso entrerà il Teatro Martinit di Milano, e se conoscete in tutta l'Italia fateci sapere, che così mandiamo l'invito per iscriversi. E quindi siamo il primo social della cultura, e questo ci fa un grande onore, e io sono qua molto felice per presentarvi a un gruppo così ampio di persone che si occupano praticamente della cultura. E altro adesso non mi viene in mente. Beh, magari dopo, quando daremo, ci sarà il premio dell'International Young Club e lo consegnerà la dottoressa, quindi sì. Dopo, se vuoi dire ancora qualcosa. Perfetto. Per il momento
E questa è l'idea di base, che è il primo social della cultura. Quindi tutto quello che vuol dire cultura, arte, è benvenuto, e lo faremo pubblicità a tutti quanti. Va bene? Molto bene. Grazie mille. Grazie. A tutti. Grazie. Allora, come da regolamento, a fine della cerimonia potrete appunto gustare l'aperitivo qui del Bar Cantun, mentre consegneremo l'attestato di merito a tutti, appunto vi lascerò il tagliandino. Come da regolamento, appunto, i premi saranno: primo premio la recensione critica dell'opera, secondo premio il 50% di sconto sulle prossime mostre, e il terzo premio il 30% di sconto sulla prossima mostra a cui l'artista vorrà partecipare. Come premi speciali, appunto, abbiamo il premio che consegnerà la dottoressa dell'International Young Club, il premio Città e Tempo e i premi virtual che appunto ci consegnerà la nostra Fabiana del Virtual Art Social Group. Prima tagliamo il nastro, il premio giuria popolare verrà consegnato poi il 23 a fine mostra, il 23 di aprile. Ok. Tengo io il microfono, sì. Fate. Teniamo. Ok. Ecco. Okay. Allora, Roberto Attini, ecco qua, c'è il ticket per l'aperitivo. Complimenti, Roberto. Due annunci. Grazie per l'aperitivo. Grazie mille. Scusami. Poi Lorena Bonanza, che è di Notti dei Legionari, ci sta seguendo da Gorizia, e la salutiamo, brava Lorena. Ciao. Poi abbiamo Dani Catatto. Ecco qui. L'aperitivo. Grazie. Bravissimo. Poi abbiamo Cesc Biart, Francesco Bartolini, che è di Umbertide, in provincia di Perugia, anche lui per la distanza non è riuscito a venire. Bravo anche tu, Francesco. Complimenti. Poi abbiamo Ciuto. Ah, eccolo. Attenzione. Non lo vedevo. Complimenti, grazie. Complimenti. Paolo Giovanni Mariucci. Aperitivo, eh? Giovanna Cicuera. L'aperitivo. Rachel Tolz. Ecco che arriva. Siamo in tantissimi. No. Grazie. Grazie, complimenti. Monica D'Angel. C'è? Non è venuta. Richiamala. Manica D'Angel c'è? No. No. Poi Tiziana Fiore? Non è presente. Non è presente. Poi lasciamo se casomai arrivano in ritardo. Fernando Daniel Gallucci. Aperitivo. Ah, è Tiziana Fiore di Roma, viene poi il 23, mi sono ricordata, ricordarsi di tutti. Poi Fernando Natelli. Cosa è successo? Pronto? Fai prova. Aperitivo. Evan Andreca. Tantissimi amici. Sì. Cinzia Piemonte.
Scusa. Alessandro Priano, che glielo consegneremo poi. Non c'è? No, perché per motivi di lavoro è dovuto andare via. Due ne ha? Ne ha due, sì. Sissi Ranza. Sissi Ranza, che doveva venire, però non so se alla fine è riuscita. Sissi, no. Non c'è. Ok. Io lo teniamo, quasi me arriva. Mauro Serena non è riuscito a venire anche lui per motivi di lavoro. Bravo Mauro. Edoardo. Edoardo. Leila Venier. Complimenti, l'aperitivo. Vista Maria Luisa, che la salutiamo anche lei perché per la distanza non è riuscita a venire. Grazie Maria Luisa. Complimenti. Ok, allora. Okay. Iniziamo dal allora, Yang. Sì, la dottoressa se vuole. Come mai non si sente? Prova. Più vicino, così. Passo la parola alla dottoressa, così appunto può consegnare il premio. Ok. Allora. Quindi l'artista è Roberto Altini per l'opera Gioconda da Marte. E un riconoscimento speciale al tuo talento artistico da parte di International Lady Leonard. Bravo! Non c'è? Sì, sì, sì. Ah, ok. Aperitivo non gliel'abbiamo dato. Sì, 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 l'abbiamo già dato. La busta. Bravo! Bravo! Se vuoi aggiungere ancora qualcosa ti è venuto. No, va bene così, ok. Questo no. Qua cosa c'era? Quelli speciali. Vuoi darli dopo? Sì, diamo dopo. Ok. Premio Cisne, lo vuoi dare tu? Sì. Così spieghi anche un po'. Allora, abbiamo anche il premio Cisnet Informatica, un nostro collaboratore, Aurelio Moroni, che ha aggiudicato il premio all'artista Fernando Daniel Gallucci. Bravo. Prova, va bene? Sì. Ecco qua. Dagli anche la busta. Complimenti. Grazie. Dunque, il premio Città e Tempo della casa editrice Montabone di Milano, di Eugenio Costa, ha assegnato il premio a Lorena Bonazza. Non c'è? Complimenti Lorena. Bravissima. Terzo premio, Virtual Art Workshop Social Group, Sissi Ranza. Che c'è? Non c'è? Non è arrivata. Bravissima. Sissi ha fatto una bellissima opera astratta, digitale, per la capacità organizzativa, geometrica e per la cromia scelta. In questo intreccio di cerchi, lode alla perfezione anche all'arte digitale. Secondo premio, Virtual Art Workshop Social Group, l'artista Ciuto. Per la sua ricerca della perfezione, molti maestri d'arte ritengono che il corpo umano rappresenti l'assolutezza, tutto ciò che non si può discutere perché è perfetto. Complimenti. Poi primo premio. Primo premio Virtual Art Workshop Social Group, Maria Luisa Bisca. C'è? No, non si può dal web perché non ok. Complimenti. Faglielo vedere. Ciao Maria Luisa. Complimenti Maria Luisa. Per la grande capacità digitale nel rappresentare la Mona Lisa versione pop 2.0 con grandi capacità cromatiche di impatto ben studiate. Brava.
Terzo premio, come da regolamento, coloro che avranno il 30% di sconto sulla prossima mostra. Radio Mondo per merito. Il primo è sezione pittura astratta per Giulio Annucci. Infinito, luci e ombre. Devi leggere qualcosa? No. Bravissimo, grazie. Complimenti. Grazie. Terzo premio, pittura Monica Catto, l'ultima cena. Complimenti. Complimenti. Sì. Secondo premio, del 50% di sconto sulle prossime mostre, anche qui abbiamo due pari merito. Evan Andrei. Grazie. Benissimo, niente. Pensare che non voleva neanche partecipare, voleva ritrovarsi all'ultimo perché pensava di non essere alla testa. E poi abbiamo sempre pittura mista Cinzia Piemonte con l'opera Top Secret. Ah, qua Cinzia. Allora, qui mi fa segnato così tornato il dottor Guido Porco, non è riuscito ad esserci oggi, quindi stiamo dando noi tutto, perché ovviamente ha la cardia aperta a Torino, quindi non ce la fa venire a Milano. Allora, ha segnato due premi speciali, un diploma d'onore, sezione disegno, a Eduardo Rubina, ritratto di Leonardo da Vinci, particolare della scatola di Giulio di Cassarone. C'è la tecnica sanguigna e la qualità. Grazie. E poi il diploma d'onore, sezione pittura, a Mauro Serena, che non è riuscito a venire purtroppo per motivi di lavoro, la dama con l'ermellino, che volete qui. C'è la fedeltà e l'ingegno delle artiste della pittura ad olio su tavola. Allora, primo premio. La recensione critica dell'opera, scritta appunto dal dottor Guido Polco, a Monica D'Angel, particolare della Vergine delle Rocce. Dov'era? Era qua? L'hai messa di là? Sì, in fondo, perché lo allora, solitamente la legge il critico stesso, oggi la leggerò io. Leonardo amava il disegno, lo studio dell'anatomia e ne ha scandagliato primo nella storia ogni dettaglio, ogni muscolo, ogni sospiro. Monica D'Angel, nella sua interpretazione della poetica leonardesca, si affida al mestiere e alla tecnica, raffinata e puntuale, per declinare con raffinatezza tali peculiarità del genio da Vinci. Per questo la sua arte è da annoverare tra le migliori espressioni contemporanee del figurativo. Sapiente il gioco del chiaroscuro, la profondità della composizione, intensità psicologica del soggetto che l'artista riprende da una delle opere più famose di Leonardo, rendendola attuale grazie ad una impostazione pittorica personale. Nel dettaglio, come insegnava il maestro, si può cogliere tutto e ogni parte completa insieme. Così è nelle opere di Monica D'Angel, che in questo lavoro, come in altri suoi splendidi ritratti, coglie l'essenza attraverso una visione complessa delle particolarità. Molto interessante tecnicamente anche lo sfumato dell'opera, per condurre il pennello leggero, svelando il colore, il segno alla maniera antica, alla Leonardo, si potrebbe dire, che sempre immergeva il soggetto in atmosfere impalpabili, in nebbie padane così vicine al suo particolarissimo sentire. Monica D'Angel ha saputo cogliere in quest'opera la sintesi del linguaggio del maestro con attenta osservazione e delicata interpretazione. Dottor Guido Polco. Bravissima. Brava. Allora, come dicevo appunto, prima faccio complimenti a tutti perché
come dicevamo prima, le opere sono stupende. La mostra parla da sé, man mano che mettevo sui quadri, i miei clienti visitavano la mostra perché appunto per le opere bellissime che ci sono. Come vedete c'è una scatola lì sulla postazione dove i clienti del locale, gli amici di chi ha la fortuna appunto di abitare qui nei giorni può venire a votare il quadro. Sarà assegnato così il premio giurio popolare. Il premio giurio popolare lo fanno solo ed esclusivamente i visitatori, quindi non c'entra la commissione artistica, il critico, attraverso il numerino che riportato sotto ogni opera voteranno appunto il premio proprio. Prossimi appuntamenti, come potete vedere qui sul bancone, a maggio saremo a Torino durante l'Eurovision Song Contest, un importante contest europeo della musica europea, e appunto viene richiesta come opera anche se inerente all'Eurovision, quindi un cantante, un complesso, un quadro ispirato dalle canzoni, qualsiasi oppure anche comunque richiami la musica, quindi chi è astrattista può anche fare il suono di una canzone piuttosto che aggiungere delle note, ecco, libera fantasia come al solito. Verranno sempre date testate di merito artistico appunto perché abbiamo la fortuna di avere un gruppo di artisti bravissimi come potete vedere, quindi continueremo a darli sempre. E poi subito dopo saremo presenti con lo stand alla fiera di Torino Comics per fumetto, dove invece vi viene richiesta fumetto, videogiochi, fantasy, cartoni del momento. Mi sembra di aver detto tutto. Sì, ringraziamo. Come potete vedere la mostra è stata allestita tutti in stile rinascimentale perché appunto a noi piace curare in ogni dettaglio gli eventi che facciamo. Ci sono le locandine appunto anche con la vita di Leonardo, scritte in italiano e in inglese, così anche gli stranieri potranno capire cosa abbiamo scritto. Ecco, ecco un'altra cosa, per chi segue qui anche solo da turista, ho messo cosa potete vedere di Leonardo a Milano, ecco, perché essendo che ha trascorso un grande periodo della sua vita qui a Milano, quindi a parte il grande cenacolo, che sappiamo tutto che è qui vicino, alla prossima fermata, perché qui siamo al metro Pagano e la fermata dopo è subito il cenacolo di Inciano. A parte quello appunto potete vedere anche il Palazzo Sforzesco dove ci sono alcune delle sue opere, il Palazzo Reale appunto dove anche soggiornato. Ci sono delle belle cose ecco, da vedere, quindi vi ho scritto i punti, è una bella cosa da dire. Ecco. Per passo la parola a Fabiana se volete ancora qualcosa. Sì. Saluto il pubblico dal web che ci sta salutando, gli artisti che fanno parte del Virtual Art Workshop Social Group. Ciao ragazzi, sono contenta che ci state seguendo. Voglio ringraziare la dottoressa Cornelia Sparios per averci insomma, fatto molto piacere di essere qui con noi. Siamo onoratissimi di avere una piattaforma e soprattutto una dottoressa del suo calibro che ci sostiene. Per chi è interessato può scannerizzare questo QR code e può entrare a far parte della piattaforma International Young Club che la dottoressa appunto ha spiegato e vi dà tantissime opportunità sia di lavoro e sia di pubblicità propria. Quindi chi volesse scannerizzare può venire qui. Voglio ringraziare Guido Folco, il presidente del Museo MIT, che anche lui collabora con noi, ci ha onorato della sua presenza in queste bellissime manifestazioni, il signor Eugenio Costa della casa editrice Montabone. Mi dispiace che
non sia potuto oggi essere presente, comunque lo salutiamo e lo ringraziamo. E ringrazio la SISNET di Aurelio Moroni, informatica, che ci aiuta nei vari montaggi dei filmati che vengono svolti per le mostre. E da oggi abbiamo un altro bravo collaboratore, fotografo, che è venuto da Torino, è venuto qua per noi, Silvio Furian, videomaker. Grazie Silvio. E un grazie ad Antonella Bovino, un applauso per favore. A questa ragazza che veramente ci mette l'anima in tutto ciò che fa. Ha fatto dei lavori stupendi, delle bellissime locandine, insomma, un grande lavoro. Complimenti Antonella. Grazie anche a te. Per chi volesse poi, che non è artista e volesse capire un po' di che cosa tratta il progetto virtual degli artisti, qua c'è un altro QR code che può scannerizzare ed entra direttamente nella pagina di tutti gli artisti che ne fanno parte. Ogni opera ha il proprio nickname, account, quindi poi potete di conseguenza seguire ogni artista che vi fa piacere seguire. Vi ringrazio e buona giornata a tutti. Grazie, ringraziamo anche Fabiana, che lei è la nostra virtual di tutto, di tutto, ecco, di tutto e di più, con le sue dirette. Diciamo che io non sono molto tecnologica e quindi lei invece è tutto quello che io non ho di tecnologia. Un bel connubio, dai, siamo un bel connubio. Bravissima, grazie. Grazie a tutti e vedete pure anche l'aperitivo appunto con il regolamento incluso nella cerimonia. E ci vediamo poi il 23, chi vuole appunto può anche già votarsi. Chi vuole gli artisti presenti può fare l'intervista con Fabiana, che appunto poi la posterà nel video di finale per la mostra. Va bene, grazie mille, ci rivediamo poi il 23 per la consegna dei quadri e del premio Giulio Popolare.
l'artista Fernando Natelli e ci parlerà della sua arte. Buongiorno a tutti, è piacere di essere qui con te Fabiana. Niente, la mia arte è ancora, diciamo, in evoluzione. Sto iniziando un po' con la pittura, sto cercando di migliorare questa tecnica ad olio che mi piace molto e spero di trovare la mia strada, magari... Oltretutto sei venuto da molto lontano. Sì, ho fatto 1000 chilometri. E siamo veramente contenti e onorati. Sì, sì, perché... sì. Sono felice perché volevo visitare Milano, mi piace molto. Bravissimo. Ci tenevo molto perché Leonardo è l'orgoglio italiano, no? Bravo. Quindi mi ha fatto veramente piacere partecipare e sono rimasto colpito dagli altri concorrenti, sono stati bravissimi, veramente. Veramente mi hanno stupito e complimenti a tutti. Grazie. Che tecniche usi specialmente nella tua arte? Di solito ad olio. Sì, acrilico, ad olio, la pittura, diciamo. Bravo, bravo. Cerco una bellissima opera, cercatela. Fernando Natelli ha preso anche un bellissimo premio, attestato. No, attestato, bravissimo. Okay. Cercatelo su Instagram, su Facebook. Grazie mille. Abbiamo con noi oggi Rachel Coles. Giusto? L'ho pronunciato bene? Perché dicevo prima Rachel. Oggi ci parlerà della sua opera che ha portato per la mostra di Leonardo e ci spiegherà appunto la sua tecnica e come l'ha svolta. Buongiorno, allora l'opera che ho portato quindi fa parte di una serie di dipinti che ho fatto rappresentando delle figure storiche catapultate un po' al giorno d'oggi. Quindi avevo iniziato con Caravaggio, che si faceva un selfie, che faceva un po' il suo coming out, e adesso quindi con Leonardo che si legge il Codice da Vinci e che vediamo che è un po' confuso. Prossimo sulla lista sarà Rosa Parks e Frida Kahlo, quindi vediamo un po' come escono. Comunque sì, ho portato quello per sdrammatizzare un po' l'arte un po' seria, molto seria di Leonardo, e speriamo che almeno faccia un sorriso sulla gente che arriva al bar. Basta. Bene, molto bene, grazie. Seguite Rachel sulle pagine Instagram. Grazie, Rachel Coles Art, sì. Ok, su Facebook, giusto? Ci sei? No. Hai un sito? No, un sito è www.rachelcoles.com. Seguitela. Grazie. Ok. Abbiamo con noi oggi Giovanna Cicquera da Torino, e con noi ci racconterà di lei, del suo quadro e di cosa lei praticamente vuole mostrare nella sua arte. Ciao, io questa volta ho dipinto la dama Ermellino. Ho provato, perché di solito dipingo in modo informale, questa volta ho fatto più pratica e figurativo, diciamo. Anche se per me era molto difficile, però ho provato. Sono rimasta soddisfatta e la mia opera riguarda particolare questi colori che sempre metto io, cioè sempre in fondo, questi colori di fondo blu, scuri e rosso, perché mi piacciono molto. Poi io dipingo in modo informale, perché sull'astratto è quello che mi viene sempre meglio. Che colori usi solitamente? Le acrilici, sì, uso gli acrilici su tela in particolare. Qualsiasi, quello che mi viene, quelli anche in offerta, anche perché delle volte la parte economica è quella che va. Certo. Più. E niente, questo tutto, seguiteci perché è una bella mostra, siamo seguite tanti Giovanna, artisti. Soprattutto sulla sua pagina Instagram, sì. La sua pagina Facebook. Grazie a tutti. Grazie Giovanna. Abbiamo con noi oggi Giulio Annucci. Buongiorno, sono qua, sono felice di aver partecipato a questa nuova rassegna artistica. Cos'hai portato di bello oggi? Ho portato Infinito. È un acrilico su tela ispirato un po' ai paesaggi di Leonardo e in particolare alla Vergine delle Rocce, per una particolare atmosfera che si respira in quell'opera e nelle altre opere di Leonardo. Quindi c'è spazio, profondità, atmosfera e un po' di mistero, cosa che nelle opere di Leonardo è sempre presente. Hai usato come sempre acrilici? Acrilico, sì. È tutto acrilico. Che acrilici usi? Amsterdam. Molto bene, sono molto buoni. Sono buoni, sì, sono buoni. Tra l'altro è una tecnica particolare, perché uso dei pennelli molto larghi, è una tecnica molto molto veloce,
chiaramente poi mi fermo, rifletto, osservo che cosa è venuto fuori, rifinisco con alcune cose particolari. Infatti è molto bello l'effetto che c'è di queste piccole gocce d'oro che sono state spruzzate sul quadro per dare ancora una profondità maggiore. E neanche, secondo me, un mistero, perché tra l'altro secondo me davanti all'opera, guardandola, ci si perde un attimo, quindi perdendosi uno riesce anche a entrare nell'opera, ed è dello scopo di dell'opera che veramente sono riuscito a fare. Ecco, così. Molto bene, grazie, grazie mille. Abbiamo oggi con noi Ciuto, un bravissimo writer. Ciuto, cos'hai portato oggi? Ciao a tutti, siamo qui al Cantone a Milano e oggi ho portato L'uomo vetruviano, un'immagine ripresa da Google, ci tengo a dirlo, se no altrimenti Leonardo da Vinci mi denuncia, e ho preso appunto questa immagine e l'ho modificata a modo mio con la tecnica appunto aerosol art, quindi fatto con le bombolette spray, e anche del virtuale con delle tecniche NTF, NFT e anche, diciamo così, delle mie tecniche un po' segrete. Bravissimo Ciuto, vuoi dire qualcosa su Leonardo, una frase? Leonardo era un genio, Leonardo tuttora è un genio, perché tutti prendono ancora ispirazione dalle sue inventive, e speriamo che nella nuova generazione escono anche Leonardo da Vinci, perché ne abbiamo veramente bisogno, perché l'arte deve andare avanti, l'arte deve crescere e l'arte non deve stagnare con i soliti cliché, con la solita mentalità retrograda, quindi primitiva, ma deve evolversi. Bravissimo Ciuto, grazie. Grazie a voi. Abbiamo oggi con noi Paola Mariut Ciabanu, giusto bene? Giusto. Ciabanu. Lei è una cittadina italiana, ma è nata in Romania, è una bravissima artista e oggi ha portato un quadro stupendo. Dici la tua tecnica, come lavori? La mia tecnica è una grafica moderna e ho cambiato la grafica di bianco e nero in colori. Per preparare la colorazione naturale di impianti originali, sono preparati di me con olio, con un po' di mele di acacia, mi farei pennelli di mio capelli, di tutti i misuri per uscire quelli cerchi rotondi. Grazie. Bravissima, ma la tua tecnica insomma risale un po' al puntinismo, giusto? Una specie di puntinismo? Sì, un po' di puntinismo, ho cambiato un po' della arte bizantina, arte romana. Bene, bene, ma tu lavori al contrario, so che non lavori per dritto, giusto? Lavori dietro a un vetro? No. Come viene svolto più o meno questo lavoro? Per lavoro faccio prima di un puntino, dopo mi faccio un paesaggio. Non lavori come tutti dal davanti, no, però lei lavora dalla parte dietro, quindi sì. Veramente un'artista unica al mondo, veramente. Sì. Io vi ringrazio, grazie per voi che siete bravissimi giovani di me, una mostra molto... E ci tengo a dire che l'artista... è veramente conosciuta, ha fatto tantissime mostre a Dubai, internazionali, America, è stata dappertutto. Quindi... Sono arrivata alla 170 cupe, diplomatario la tutta carriera mia di pittore, grazie. Grazie. Baci. A te, grazie a te. Abbiamo con noi oggi Mihai, un bravissimo fotografo. Ci fa molto piacere che sei venuto a trovarci in questa rassegna e a fare le tue bellissime foto, e siamo onoratissimi. Volevo che le persone sapessero di te e il tuo lavoro, e se puoi dare i tuoi contatti per essere contattato. È un bravissimo fotografo, quindi ve lo consiglio. Ciao a tutti, sì, mi è stato un piacere essere qua tra i bravissimi pittori, una bellissima mostra. E io mi trovate a Torino, Bursuk Mihai, sul social, quando Instagram, avete bisogno, Instagram, Facebook. Io sono sempre. Il suo link è anche montato nei nostri video, quindi se vi viene più facile potete trovare appunto la pagina Instagram e Facebook. Complimenti a tutti ancora una volta. E... Quanti anni è che fai questo lavoro? 15 anni, da 15 anni che sto curando. Non è italiano, giusto? No, sono rumeno. Però sono da tantissimi anni, quindi se sentite magari un italiano poco. Sì. Ecco perché lui comunque non è. Italiano. Grazie. Ci ha fatto molto piacere, grazie a te, mi raccomando, contattatelo e complimenti ancora. Ciao. Ciao. Dillo tu perché... Eva Andreka. Ok, lei è albanese, abita in Italia da quanto? 14 anni.
Benissimo, la tua arte a cosa si ispira, a cosa hai portato oggi di bello? Oggi ho portato la Belle Ferronnière ispirata a Leonardo, appunto. Ho voluto dare un po' di tocco di luce, di particolarità, mettendo dell'oro sullo sfondo e basta. Solitamente usi olio, acrilico, acquerelli? Olio e acrilico. Ti piace dipingere su che materiale? Su tela di solito. Hai studiato, hai fatto una scuola d'arte? Sto studiando momentaneamente in un'accademia e sto studiando da pochissimo, da un anno. E pitturo appunto da solo 2 anni. E cosa hai intenzione di fare nel futuro? E vi piacerebbe appunto lavorare nel mondo dell'arte. Che esattamente, che più o meno. Fare i quadri. Fare quadri, ok, non nella moda o nella scenografia. No, fare i quadri. Ok, come artista. Quindi aspira a diventare una futura Banksy. Benissimo. E vuoi dire ancora qualcosa riguardo Leonardo da Vinci, un tuo pensiero su questo maestro e grande artista? Era sicuramente un prodigio e un genio, insomma, che al giorno d'oggi è difficile trovare. È un'ispirazione per tutti noi, almeno per me, che mi piace molto. Bravissima, ti faccio ancora i complimenti. Grazie per essere stata con noi. Abbiamo con noi oggi Monica Catto, una bravissima artista, ha portato L'ultima cena di Leonardo da Vinci, quindi un quadro veramente notevole. Monica, raccontaci di te, come è iniziato. Sì, allora. Cosa tratta la tua arte? Va bene, allora ciao a tutti, sono Monica Catto, vengo da Adesio, provincia di Monza e Brianza. Sono onorata di far parte a questa importante iniziativa di Leonardo, perché celebrarlo va sempre bene in ogni momento, in ogni luogo, soprattutto qui nella sua Milano, a 2 passi dal Cenacolo. Ho iniziato la mia opera dell'Ultima Cena circa un anno fa, era la fine di marzo, i primi di aprile, perché dopo averla vista qui al Cenacolo, l'ho studiata nei minimi dettagli e ho deciso di provare, di mettermi alla prova e ripercorrere un po' gli step di Leonardo, più che altro per scoprire i segreti dell'opera, perché nasconde davvero... C'è qualche codice nel tuo quadro? Ci sono dei misteri, ce ne sono veramente tanti, anche e soprattutto, devo dire la verità, quello religioso, no? Quindi per me è stato un anno di lavoro, non continuo, ma l'ho lavorata a step, perché ci sono stati dei momenti che dopo averla disegnata, e ci ho impiegato 2 giorni, a fare solo i calcoli delle proporzioni, perché la mia tela è 120x80, quindi ho voluto mantenere almeno fede alle proporzioni. Ho fatto poi delle modifiche successive nei colori, dove ho voluto dare più enfasi al momento tetro, appunto dell'ultima cena, in cui Gesù sapeva che l'indomani sarebbe stato giustiziato, e di Giuda. E quindi tutti i misteri del sacchetto che tiene in mano Giuda, del coltello che si vede e non si capisce a quale degli apostoli è stato imputato, insomma, nasconde tutta una serie di misteri e segreti. I segreti e soprattutto quello che ci dice, secondo me, Leonardo quando ha creato quest'opera, è: chi è per te Gesù? Perché io, mentre lo dipingevo, continuavo a pormi questa domanda. E quindi ci sono stati dei momenti in cui ho dovuto abbandonarlo, perché mi portava quasi, uso una parola grossa, afasia, perché non riuscivo a metterci mano. Perché un po' lo trattavo con reverenza e rispetto, essendo un'opera sacra di Leonardo, certo non ho voluto mettermi in competizione, perché è impossibile, non volevo assolutamente cercare di fare la copia esatta. Ho fatto una mia modesta reinterpretazione, modificando alcuni colori, e ho cercato, anche seppur in piccolo, di dare evidenza alle mani, perché secondo me quello che parla molto nell'ultima cena non sono tanto gli sguardi, che poi, vabbè, nel mio le teste degli apostoli sono piccole, perché la tela è quello che è. Le mani, pur essendo piccole, parlano molto di più dell'espressione dei visi. E quindi da qui mi è partita l'idea di un ulteriore progetto sull'ultima cena, che spero di poter realizzare in futuro. Allora nella prossima vedremo qualche altra opera dedicata. Questa sarà difficile, perché sarà un po' grande. Mi sembra di aver visto qualcosa su di te su Instagram, perché io notai quest'opera e mi è piaciuta molto la parte architettonica, specialmente perché sei molto brava. Di aver visto sulla tua pagina delle opere molto urban. Sì, perché sono appassionata di architettura. Qua sei andata proprio fuori del tuo genere, diciamo. C'è dell'architettura, però...
sì. Altri tempi. Sì, altri tempi. Però comunque sia, non è l'unica opera che ho fatto di Leonardo, perché in passato, nel 2019, mi si è scatenata tutta questa passione di Leonardo, perché è nuova, sono stata al Louvre, ho visto la Monna Lisa. Poi hai studiato architettura, ovviamente. No. Quindi una dote naturale, sì. Bravissima, complimenti. Quindi dopo aver visto la Monna Lisa al Louvre ho fatto due mie reinterpretazioni, che adesso sono esposte alla chiesa di San Barnaba a Venezia, dove c'è all'interno proprio una mostra dedicata a Leonardo. Hai avuto qualche storicizzazione da qualche museo? Sei in permanenza? È un museo quello dove ho esposto. Quindi sarai lì in permanenza? Monna Lisa. Sì, sì. Quindi per infatti sempre. A settembre-ottobre questa me l'hanno benissimo. Già chiesta benissimo. Per Venezia. Quindi potete visitare le sue opere dove ci ha appena detto. Alla chiesa di San Barnaba. Bravissima. Mostra di Leonardo. E gallerie in permanenza dove ti possono per trovare? Per il momento Venezia. Oh, Venezia. Benissimo, grazie Venezia. Mille. Grazie a voi. Abbiamo con noi oggi Roberto Altini. Cosa hai portato di bello in questa mostra dedicata a Leonardo? Io ho portato la Gioconda su Marte. Benissimo, come l'hai lavorata? L'ho lavorata in acrilico, e pittura in acrilico. Su tela? Su tela. Solitamente tu lavori sempre su tele, che tecniche lavoro usi? Sia su, io uso l'aerografo, a volte anche gli spray principalmente. Questa l'ho fatta sei in pittura, non c'ho l'età. Per fare il writer. Beh, non però l'età, Guarda, abbiamo un writer qua in mezzo, ma non lo direi no, mai. No, non lo so chi è. Cioè, ma io ho vergogna, poi se mi vedono in stato, poi avrei vergogna. Parla con lui e vedrai che inizierai anche tu a fare. Non mi convinci, no, ragazzi. E quindi ho pensato di rielaborarla così, come un Leonardo visto oggi, lui che ha un'intelligenza pratica, una generalità molto pratica e molto introspettiva, sarebbe stato un astronauta, magari un astronauta, e che incontra la sua femminilità. Molto bene. Te hai iniziato da giovane questo? Io non so di più. No, ho iniziato scuola. Adesso un sì. anno fa. Ah, un autodidatta che sì. È veramente bravo. È stato il Covid, non sapevo che fare. Bene, questo Covid devo dire che ha portato le persone a riscoprire delle cose interiori o delle doti nascoste. Tra l'altro non avevo mai dipinto un quadro intero in pittura, quindi molto è la prima bene, volta. Quindi la prima volta per tutto, diciamo. Sì. Guarda, complimenti, ci ha fatto molto piacere che grazie. Hai partecipato. Grazie. Grazie a te. Abbiamo oggi con noi Cinzia Piemonte, una bravissima artista milanese. Sì, ciao a tutti, io sono venuta oggi e ho portato la mia opera, una rappresentazione della Gioconda di Leonardo che si chiama Top Secret, e ho fatto una mia interpretazione che praticamente ho fatto prima un disegno preparatorio con dei personaggi del 1400, perché vabbè, la Gioconda ha una sua storia sotto che poi nessuno ben sa, e gli ho tappato la bocca attraverso questi nastri con scritto prudenza, una prudenza verso se stessa nel non parlare, di stare attenta a dire certe cose. Sotto c'è un top secret, quindi un segreto, un enigma, questo sorrisetto enigmatico della Gioconda che non lo rappresento, ma ci sono gli occhi che vanno diretti verso l'osservatore, che lei sa, lei ha gli occhi, l'occhietto un po' furbo, lei sa, ma non dice, e tante volte gli occhi parlano di più della bocca. E poi niente, la tela anche è abbastanza piccola, come ad esempio anche la Gioconda, e la crettatura, che è questo strato di finitura che si deposita sullo strato pittorico della tela dovuto poi al tempo, questo è molto marcato, quindi questo nero indelebile come un'antica scrittura, come un geroglifico che è difficile da leggere, perché la Gioconda c'ha tutta una storia che è difficile proprio dalla lettura, ecco. Ho voluto fare questa mia rappresentazione e poi con un giochettino per chi vuole, se si vuole ingrandire, si può vedere sotto ho lasciato delle lacune dove si possono vedere sotto dei personaggini, se si guarda bene l'opera, giusto per fare un qualcosa di curioso, ecco, perché l'enigma nell'enigma, troviamo il particolare. Bravissima, dove ti possiamo trovare? Sito? Sì, allora su Instagram come cinziapiemonte.popart, anche su Facebook cinziapiemonte.popart, e poi www.cinziapiemonte.com.
Grazie mille. Grazie a tutti, ciao. Abbiamo con noi oggi Eugenio Costa della casa editrice Montabone di Milano. Buongiorno Eugenio. Grazie Fabiana per avermi invitato a questa splendida iniziativa su Leonardo, che sai essere uno dei miei artisti preferiti e rispettati soprattutto. Volevi chiedermi qualcosa? Sì, volevo chiederti cosa ne pensi di questi artisti che oggi sono qui in mostra, dei quadri che hai visto, se hai avuto delle preferenze, qualcosa di particolare. Ma come al solito le tue iniziative riescono a coniugare la passione e anche le tecniche molto molto sviluppate da parte dei nostri artisti. Ho visto delle cose veramente notevoli che meritano grande visibilità. Adesso, siccome io sono appunto un amico degli artisti e quindi preferisco non sbilanciarmi con preferenze, dico che la totalità delle opere è veramente dignitosa e merita la promozione che tu gli stai facendo. Grazie Eugenio, noi siamo onorati di averti come collaboratore a tutti i nostri eventi. Seguite la casa editrice Montabone di Eugenio Costa. Per qualsiasi scrittore, poeta che ha bisogno di mettere in edizione qualche libro, lo contatti. Grazie, grazie e buon proseguimento a tutti. Grazie a te. Abbiamo oggi con noi la grandissima Antonella Bovino, organizzatrice della mostra qua a Milano, al Cantun, della BMSRL. Antonella, raccontaci un po' della mostra di oggi, cosa tratta come argomento, come è stata l'organizzazione e tutto ciò che ne riguarda. Buongiorno a tutti, la mostra si chiama Leonardo a Milano ed è stata fatta appunto per i 570 anni dalla nascita di Leonardo, perché molti appunto ricordano solo la morte, la data di morte, però a noi è piaciuto appunto dedicare questa mostra a questo grandissimo pittore qui a Milano, dove ha trascorso gran parte della sua vita. E la mostra appunto ha artisti che partecipano da tutta Italia e è stata allestita tutto in stile rinascimentale, come potete vedere con le pergamene come ticket di lavoro degli artisti, con la piuma, ecco, è stato studiato proprio col piuma, c'era l'acca, cordino, proprio in stile rinascimentale, perché appunto a noi piace coccolare l'artista, perché appunto poi il ticket gli verrà donato a fine mostra e che appunto l'allestimento sia a tema. Questa location è frequentatissima, il premio giuria popolare verrà dato poi il 23 aprile e non sappiamo se sarà solo per il primo classificato come abbiamo fatto l'altra volta, ce ne saranno tre premi, perché essendo appunto che il locale è frequentatissimo le votazioni sono numerose, quindi preferiamo magari dare un premio in più per gratificare anche l'artista. I prossimi appuntamenti qui a Milano, il prossimo appuntamento sarà a novembre per la mostra del cinema, perché appunto vogliamo farla qui a Milano, essendo che ovviamente la città con più artisti di cinema, televisione, tutto. Invece, per quanto riguarda le mostre a Torino, la prossima sarà Music Art durante l'Eurovision Song Contest, che ospita la città di Torino al Palalpi Tour, e la faremo dal 7 al 21 maggio proprio per racchiudere, ecco, noi piace una cosa che curiamo particolarmente, che la data sia racchiusa nell'evento, come questa di Leonardo, perché appunto il 14 aprile, la data della sua nascita, quella a Torino sarà dal 7 al 21, perché appunto l'Eurovision Song Contest sarà il 10, 12 e 14 di maggio. Durante questa mostra avremo degli eventi musicali con DJ, cantanti, ecco, non voglio svelarvi il tutto prima, però chi non ha ancora aderito e vuole partecipare lo faccia al più presto, perché questa mostra è stata sentitissima e diciamo che abbiamo ancora qualche posto, ecco, ma non tantissimi. E molto bene, ti ringraziamo, veramente sei stata esaudiente su tutto. E insomma, iscrivetevi alle mostre della BM con Antonella Bovino, perché sono delle mostre veramente... E Fabiana Macaluso, ovviamente. Però il grande lavoro è giustamente... lo fa Antonella, la mia è una collaborazione. È reciproco, nel senso, è reciproco, di entrambe. Certo. Ecco.
Quindi vi consigliamo di iscrivervi alla prossima a Torino, mi raccomando, Eurovision, portate musica nell'arte. Grazie a tutti.